la mia prima volta in televisione. Cioè, la tua prima scala, la vuoi rifare? Posso rifarla? Vado, rifarla. Musica, musica, mi sta bollo. Elisabetta, Mina, tutti insieme non li vedrai mai più. Bene. Ecco, esatto, prego Maria Sole. Bene, andiamo. Lei è una delle protagoniste di Don Matteo. Che bella che e sei. E con lei abbiamo scelto una canzone per lei, visto che è giovane. Hai 16 anni. Esatto. Ma sei sicura che hai 16 anni? Sicurissima. Spesso mi fanno questa domanda, sicura, sicura, sicura al 100%. E da quanto tempo reciti? Da quando avevo 3 anni. Cioè, da 3 anni, cioè quando avevi 3 anni. Sì. Ma che bello questo studio. Ma a casa sembra brutto, non ho no, capito. Assolutamente, no, assolutamente, però dal vivo è ancora più bello. Ah, va bene, va bene. Scopriamo perché da quando ha 3 anni vai, lei recita e chi ha avuto questa intuizione. Partiamo con Girasole. Vai. Tu non mi batti mai. Maria Sole, perché Girasole? Allora, questa canzone, oltre a darmi una grande positività, perché i girasoli sono i miei fiori preferiti. Come i miei? Davvero? Sì, mi sono sposata solo con i girasoli. Che bello, io quest'estate, quando sono stata in Toscana per girare con Leonardo, c'era una distesa immensa di girasoli, era meraviglioso. Comunque, questa canzone per me è molto importante, perché fin da quando ero bambina, la mia mamma mi ha chiamato Maria Sole, ispirandosi anche un po' a questa canzone. Quindi me l'ha sempre fatta sentire, poi dice delle parole bellissime. Ed è stata la tua mamma a capire che avevi questa dote? Sì. La mia mamma è molto speciale per me e lei crede che in ognuno di noi ci sia un talento, una passione, ci sia un qualcosa in più. E io la ringrazierò sempre perché fin da bambina ha cercato di guardare in me quel qualcosa in più e alla fine l'abbiamo trovato, ma lo stiamo creando ogni giorno sempre di più. Scusa, a 3 anni dove studiavi recitazione? Studiavo in una scuola di teatro, teatro gioco, vicino a casa mia. Io abito a Napoli, sono napoletana, vicino a casa mia, a 7 anni. Mi sono iscritta a una scuola di cinema. Ho detto, mamma, io voglio fare cinema. Mia mamma disperata, come adesso le vuoi fare magari cinema? Magari hai detto, il mio mito è, non lo so. Sofia Loren. Sofia Loren, certo. Perché poi la storia narra che io a 3 anni guardavo un film con lei, sempre Sofia Loren, Pane, Amore e Fantasia, e le dissi, mamma, io voglio fare quello che, eccola, quello che fa quella signora in TV. E quindi è nata questa passione, non ho mai più smesso, ho sempre studiato, ancora oggi studio e mi piace, è la mia più grande passione. E a un certo punto durante le scuole medie diventi una star di YouTube. Io adesso dico no, ma se una ragazza studia tanto, ma come fa a stare pure su YouTube? Ecco, me lo spieghi dove diciamo trovate il tempo? Per ogni cosa, come uno sport, una passione, uno strumento musicale, ci vogliono dei sacrifici se si vogliono portare, certo, a grandi livelli. YouTube è nato come uno sfogo dei miei pensieri, sono sempre stata una persona che pensa tanto a grandi sogni, quindi durante il weekend, il venerdì, il pomeriggio io mi ritagliavo un po' di tempo e registravo dei video per la settimana, poi mia mamma mi aiutava, anche dei miei amici mi aiutavano a montarli e li caricavo, poi da lì è nato un vortice. Sì, perché poi tanti coetanei hanno cominciato tantissimi a seguirti, a dare anche loro dei consigli. Allora vediamo qualcosa. Vediamo. Ho sempre avuto la capacità di chiudere gli occhi e immaginarmi seduta davanti a una telecamera a parlare di quello che mi succedeva, di quello che mi piaceva, di quello che pensavo. Sapete però, non avrei mai pensato che la mia immaginazione si potesse trasformare in realtà. Pronto? Ciao, sono Maria Sole. Oddio! Ciao tesoro mio, come stai? Bene, tu? Bene, bene. Allora, io volevo dirti una cosa, cioè grazie, perché so che hai una fanpage su di me e quindi grazie per credere nei miei sogni e soprattutto in me. Un bacio a tutti. Ciao. Ciao. Yes! Facciamo un video insieme.
E non appena lui era uscito dal programma che ha fatto qualche anno fa, e lui è carinissimo, veramente. Ma anche tu sei carinissima. Grazie. E subito l'ha capito Facchinetti, tant'è yes. vero che ti chiama e ti dice lavoriamo insieme. Lavoriamo insieme. Allora, praticamente un giorno io mandai una mail al suo programma Generazione X, una cosa del genere, sulla radio. Questa mail in realtà non fu mai letta da Francesco e qualche mese dopo, guardando i miei video su YouTube, lui riuscì ad avere i miei contatti e mi chiamò e mi disse ciao sono Francesco Facchinetti. Io vabbè ciao, io ho attaccato perché ero convinta fosse uno scherzo. Mi richiamò e mi disse no, veramente sono Francesco, e da lì è nato un viaggio meraviglioso. L'ho incontrato a Milano 3 anni fa e abbiamo iniziato a sognare insieme. Lui è l'eterno Peter Pan, lui è veramente veramente speciale. Senti cosa ti dice. C'è un video? No, adesso piango perché io mi conosco. Ciao Mary, ciao! Ciao Maria Sole, sono il Franci, sono il tuo fratello maggiore. Come stai? Lo sai che ti voglio un mondo di bene e sono sicuro di poche cose nella vita e una di queste è il fatto che tu possa realizzare tutti i sogni che hai nella tua testa e nel tuo cuore. Ti abbraccio forte. E mi raccomando, insegui i tuoi sogni sempre, io sarò lì di fianco a te. Te l'ho detto, Francesco è magico. Francesco è speciale. E ti ha accompagnato anche in questa avventura di Don Matteo. Esatto. Di Don Matteo. E allora con Sunset Lover sentiamo e capiamo perché. Questa canzone? Allora, questa canzone mi riporta alla mente uno dei video che abbiamo mandato sì. prima, quindi del periodo di YouTube. Praticamente io ho caricato un video dove annunciavo che ero stata presa nel cast di Don Matteo. Ce l'abbiamo. Esatto. Sì. Abbiamo il video? Sì. Ok. Buongiornissimo. Allora, oggi sto per andare altro video nel callback del film, cioè del telefilm, in cui appunto sono nata, quindi questo era il mio famosissimo countdown. Sono in questo momento stesa su questo letto fantabolosamente favoloso perché domani andrò a girare la prima scena e quindi domani tutto avrà inizio e non sarà più soltanto un sogno ma bensì una realtà. Questa era la prima volta in cui mi sono seduta a questa sedia e mi sono specchiata in questo specchio che ormai conoscete benissimo per tutti i miei Instagram story, in compagnia delle mie zie, zia Bea, zia Serenella e zia Titti, anche se la mia testa era completamente al di fuori di tutto quello che stava succedendo perché avevo soltanto l'immensa paura di quella porta blu e di quello che ci potesse essere dietro. Mentre qui Ale mi stava tagliando i capelli ed è stato il momento più tragico della giornata, però poi alla fine l'ho superato alla grande. Maria Sole Poglio, lei è Sofia di Don Matteo, esatto. Eccola qui con Terence Hill, una sedicenne di Roma. Sofia? Sì, Sofia, sì, no? Sofia, Sofia certo. Di Roma, sì. Sofia, come mai Sofia? Sofia Loren, come mai? Allora, è un caso? Io non lo so spiegare, però credo molto che nella vita nulla accada per caso, quindi speriamo sia una cosa che vi porterà fortuna. Io amo il mio personaggio. La scorsa edizione eri innamorata di un ragazzo, vi siete anche baciati, sì. Ti vediamo all'opera. Dai, guardiamo. Quando rifai la stanza potresti mettere un cuscino più morbido? Scusami, ma perché mi hai presa? Per la golf, no? Per la golf? Questo è troppo. Ma no, che fai? Me li ammucchi. Io te le stiro e tu me li ammucchi. Non ho capito. Vabbè, che mucche va da quella lì, la come si chiama? Da mia madre. Sì, tua madre. Chissà come te manda in giro. T'ha stropicciata, così com'è. C'è da ridere? Rido perché mi mancherai. Io amo te. Perché solo con te sono quello che con lei non sono mai stato. Libero. È la prima volta.
volta che baciavi sul set. Esatto, sì. Era la prima volta. In realtà non è stato imbarazzante tanto come si racconta. Forse perché... Forse siete due ragazzini. Esatto, vediamo. E due, praticamente questa scena la girammo quasi alla fine del set, quindi ormai c'era una grandissima amicizia, tantissimi momenti insieme, quindi è stato veramente un bel momento che io porto nel cuore. Quindi questa è una scena che è arrivata dopo tanto tempo dal set? Sì. Questa, sì, quasi verso la fine del set. Tu hai un fidanzato? No, io non sono fidanzata. Quindi nessuno ci è rimasto male? No, tutti sereni. E anche se fossi fidanzata, è lavoro, è lavoro. Questa nuova edizione di Don Matteo, giovedì, è l'appuntamento di Don Matteo, è partito alla grande con 7 milioni di telespettatori. Grazie, infatti. Siamo tutti contentissimi e infatti non so, io stamattina ero sul set, non so se mi stanno guardando, volevo mandare un bacione a tutti, a Terence che è strabiliante e a tutte le persone che sono dietro. Ma salutiamoli tutti, siete fantastici! Bravi, bravi, vi aspetto tutti qui a Vieni da me, intanto un'anticipazione per la prossima puntata, praticamente da tre giorni, ci siamo lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 21 e 25, di là. Sei molto bravo. Lo so. Cosa vuoi? E anche modesto. Volevo dirti che ho convinto il mio ragazzo a invitarti alla sua festa, stasera. E cosa ti fa pensare che me ne porti qualcosa? Beh, se vieni sembreresti un po' meno sfigato. Fidati. Giusto. Vabbè, ti piace? Questo ballerino ti piace? Sofia ne è incuriosita, ecco. E ne è incuriosita, un po' come io e tutte le sfere qui. Vai. E la prossima sfera è questa, la nuova stella di Broadway. Poter viaggiare grazie al mio lavoro, quindi la nuova stella. Beh, di al cinema ci sei arrivata grazie anche a Pieraccioni, grazie giusto? A Leonardo, esatto. Leonardo è stato il mio battesimo nel cinema. Ah, sì, è stato lui. È stato il mio primo film al cinema e con lui ho un rapporto veramente speciale. Ci siamo visti pochi mesi fa col suo spettacolo che ha fatto insieme a Conti e Panariello. Sì, troppo divertente, bellissimo. Sì. E abbiamo veramente stretto un grande rapporto e lui mi ha regalato la serenità e la bellezza di chi sa fare il proprio mestiere, perché lui è un grande e mi ha trasmesso tantissima sicurezza e voglia di divertirmi, di imparare. E secondo me quando incontri persone così non puoi che esserne grata, io sono veramente grata. E noi siamo felici di averti conosciuta e di averti tenuta a battesimo qui a Vieni da me. Ecco. Maria Sole Poglio, giovedì sera con Don Matteo, noi ci vediamo tra pochissimo. Pochissimo, come una storia pazzesca, tra poco.